quando sono nata, che tutti hanno sofferto la fame, però io no, perché c'era già la virgola. Quindi io sono stata un po' debole. Della nascita e quando ero cresciuta, ero debole. E non volevo mangiare, non chiedeva più, mamma no, ti mamma nulla. E gli agnelli, invece di mangiare gli agnelli, la faccia naturale, che era scurricolata, e io insomma. Allora mamma, orette da io, invece di crescere, sempre chi ha detto, stai morendo. Io facevo i vasù. E i mani le facevano prima in treno, questi macchinetti che frullavano le cose, no? Gli schiattavano le mani, così. E mi facevano mangiare un po' come te, l'indubbia. Facevi mangiare il fasolo che mi schiattava e poi me ne avevo lui, questa è la vita mia. La giorba non lo so, e il vino da soltanto, dicevo, non lo so. Se una io a fare spesa, noi io una fa spesa a Villa Ricca, io non cavallo. Papà, non rimane un capo cavallo che mi stava, ma devi dire, non mi no, io mi stavo un po' attaccato vicino alla mano. E se la sera in capo che faceva spesa per un mese. E accattava prima, non si vendevano i maccheroni come si vendono ora, per esempio, i maccheroni, no? Invece di essere una carta di maccheroni, facevano, come Paolo Rendo mi dato, facevano ogni chilo di maccheroni, mettevano una carta attorno. Capito come facevano? Maccheroni lunghi così, tante fine, tanti mi chiamavano i tigri, i martagliati, non si chiamano martagliati, tutta pasta lunga. Facevano un chilo, mettevano una carta attorno, facevano 5 chili di maccheroni, papà accattava. Poi accattavo un chile prolo, perché i primi prolo mi venivano con mamma. La fascia poteva arrivare un po' tutto alla porta, no? Proprio l'uomo con me era la porta, io mi ricordo. E accattavo un prolo, accattavo dei corestocchi, che facevano amarena, no? E facevo spesa per un mese. E poi avevano pure un biscotto di fiche, allora facevano i biscotti proprio che facevano, e accattavo i biscotti. Io mettevo in telematica, poi si svegliavano la mattina e mi facevano l'orcio. L'urgio faceva, che lei, l'urgio che noi seminavano in terra, no? La mamma si accattava una cosa, una macchinetta, ma quella era una cosa alluminio, teneva la mano anche vicina, la metteva un po' fuoco in due fulore, con un trombatino là sotto, la mamma girava così, che la cosa teneva una portoluccia, la neve orza. E che la cosa per coppa fuoco girava, girava, se usciva che l'orcio si faceva più, o Raccontami pane come si faceva? La sera prima facevano, poi teneva la matra, no? Sarebbe una cosa di legna così. La dentro là facevo, teneva già rimaste, in un piatto, no? Stavo rimasto, già certi impasti, un po' di impasti, non mi facevo le birre, proprio in impasto, proprio già rimasto un po'. Tenevano a crescere, hanno fatto un pannuccio in coppa, tanto bello. Quando io non facevo ogni attimo che facevo. C'è l'uovo che la pasta a coppa, che si faceva come una scorza, un coppa all'uovo. Dopo gli faceva l'acqua cavra. Prima c'ora passava la sedella. Poi faceva l'acqua cavra. O metteva, faceva un buco così. E ci metteva questa, lo chiamavamo crescita. Poi ci metteva l'acqua cavra. Io non bastavo. Poi ci mettevo c'ora a fianco, con quell'altro c'ora pure a fianco a casa. O con gli occhi, i copertelli là, la coppa ci mettevano un panni di e poi ci mettevano i copertelli là. Quando la mattina mi succede, qua la mattina, faceva l'acqua calda e pesavo un sale fin dall'acqua calda. Ci metteva un po' di crescita che aveva fatto, lo chiamavo crescita che aveva fatto, e faceva l'impasto pane. Lo sbatteva, che forse ci voleva sbattere il pane. Poi quando si faceva due, vediamo facevano i pezzi, i cocchi, i proseli, facevo io non gli sembra sempre bene, si asciugavano. 2 euro faceva, perché io cominciavo il coperto pesante. 2 ore mi aprivo il panciglio così, bello, così, così. Io vendo il forno, appicciavo il forno, già tenevo il legno in forno. Appicciavo. E praticamente facevo scopo che mi pulizzavo in terra, là, come una scopa, no? Pulizzavo in terra il forno, per mettere il panino. Poi, perché in un momento facevo una pizzica con marrone. Tutto quello che volevo fare per noi, no? Poi, una mezz'ora cresceva il forno, si appicciava, cioè, quando era bianco sotto in coppa, il forno si faceva, che dentro il forno ci stanno i mattoni, che i mattoni, tanto in coppa, quando abbassano stanno in coppa i mattoni, era bianco, tutto bianco, ma chi si tappeto, si faceva, quando era tutto bianco, il forno era fatto. Allora con una mazza, pigliavo tutti i gravoni, mettevano bianco, con scopolo, scopolavano pure, e dopo cavano, bum, bum, e murnavano. Poi facevo questo, prima impurnavo il pane, poi impurnavo il cucinello, poi impurnavo il presello e poi la pizza.
Poi facevo questo avizio che la mano a mano si presta, più una decina di rosa, una cosa cucinata, però. Poi qui c'è del quando si aggiornava il presello, quando si aggiornava mi buttavo tutto in coppa, che se no aggiorni bravo. E facevo questo 20 minuti, e trovo fuori. Proprio mettevo in una cascetta con pane di pomodoro, che si faceva, erano croccanti, ma si faceva il morbido. Proprio non arrapeva perché pigliava l'aria, stesso cucendo la dentro, pigliava un tiro, la tagliava così, no? E la stessa, a mano a mano, come tagliavamo la migliore, perché se aveva questa aperta, poi la si inossida, si fa illustrare in dosso, invece come la facevo ieri, sempre fresca fresca. Come tagliavamo la migliore, come tagliavamo la migliore, a quel tipo, mezz'ora, andavo sotto in coppa, e la sera giù in prato, no? Noi lo avevamo tutti qua, un pezzo di pane faceva sta 2 ore. Un'ora lo buttavamo sotto in coppa e un'ora lo avevamo, 2 ore. Prima mettere il basso, prima di andare prima mettevo un mesore, mettevo tutti i pezzi di pane all'erta così, per esempio, che esisteva questa lì, che teneva proprio l'olio, se mettevo un pane. Allora mettevo un mesore là sotto, mettevo tutti i pezzi di pane all'erta così, e pago per tenere un mesore, arrabbiato, no? A mano a mano gli avevo pezzi di pane, però se stava arrabbiata così, se manteneva, non si manteneva, perché ci provavo oggi a settimana, però il pane era buono. Perché noi facevamo una cosa, capito? Così una panna marinava, subito si spugnava, che era cotto. Invece che le mollava il mese, perché lui l'hanno rotto, che lo saprisce, è buono. Invece il pane facevano, facevano, sta 2 ore, però era cotto. Come se mettessi un po' di acqua in coppa, subito si faceva, bello. Si facevano un po' di latte, si mettevano in un latte, subito si spugnava, che era bello, cotto, capito? Ma lo coglievano ancora più. Portavo una cosa e scattavo, il buono con una spaccatella, salvo una lingua, con un cibo, mezzo, e mettevo 4-5 giorni che stavo facendo, facendo più rosso, si maturavano. Poi ci provavano i nasilli, chiamavano i nasilli, le cose che si... Mettevo dall'acqua in lavanda. Poi a sera, i strumenti ci provavano a smentare, io mettevo in giro oppure in dei cascetti. A cassetta ci mettevo un panno insomma sotto che ne va a scorrere troppo su con te. Oh, se devono i ruote, il bel pendolo largo largo, arrivano il pendolo, mettevano in dopo, facevano un burro come facevano un po', burnavano in dopo, quando eravamo in su sei, che la macchinetta, cacciavano tutte le cose là fuori, la macchinetta macchinava, poi buttavano, mamma mia, tappavano con sopra, no, come mo. So, senza spaccare in mano con spoglio per attaccare la coppa, se no si scolava. Tenevo una macchinetta di legna, un martello la coppa, dum, dum, dum. Però, la coppa potevo pigliare e spaccare, attaccavo, poi attaccavo i chiesti, 3-4 giorni, attaccavo, se attaccavo un buono, bello, tutto a posto. Se ne attaccavo un buono, quando non levo in Si giocavo, bum, bum, mi faceva fare un zebra, no? Facevo un passato. Poi pigliavo una zuppiera, per stile, zuppiera di grigio, rosso, rosso. Metteva la lignetta e stava con sé e ci metteva un bel mezzo di salamento. Mettevo solo e poi ogni tanto le navigavo, o solo, faceva seccato, faceva tonda rosso, nudo e faceva sempre sia la spesa che la faceva tonda, ci manca mezzo. Però quando prendiamo un boccaccio, mettiamo un boccaccio, quello là, e tosto poco quando faceva cucinare, no? Mettiamo un cucchiaino di ghiaccio in due pianeri, poi mettiamo la salsa, una spesa nel rosso, rosso, si dà pure una spesa rossa. E poi la rovina rimane, che so, che si può solo. Guarda, si ti dice che è meglio che l'ho comprato, però ci stanno i conservati. A noi no, a noi sono veramente pasta rotta, non è buona, buonissimo. Invece che lo stanno i conservati. Dalle tue galline, Sì, giusto? le galline mie stavano di nuovo giardino, così chiamano. Poi c'avevo una gabbia con una paglia lì e io avevo fatto tutto l'uovo in quella gabbia. Poi avevo una gallina che ogni tanto si metteva, le prime galline facevano i pulcini. Ora mi fanno in macchina i pulcini, mi fanno le galline. Non si mettono proprio, la gallina non si mette a bocca, prima si mette a bocca. Era meglio, pure quelle che c'erano a mangiare. Ma di fronte a quelle prime cattaneri facevano quello, in data, capito? No, data era nostra, facevano i sacchi che erano non mettevano, insomma, e a mattina pigliavo con un mantosino, mettevano un po' che dipende galline, ci stavano, e portavano le chiamavano, cui, 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 non avevo quello di andare a mangiare, e poi una palluva in questa gabbia che da c'era. E io là, all'improvviso, trovavo l'unica che le... Non vuole, no? La pallina non si ritirava.
Allora, dato che noi stiamo in casa vicino a un bosco, stava in un bosco che aveva comprato per me. La gallina, una parte tutto di sto, no? E questa gallina non si ritirava. Dice, ma forse sarà mangiata la volpe, sta nei corpi, faccio là. Sarà mangiata la volpe, non fa niente. Insomma, ma per parecchio di tempo stava lì per un'aura in mano. Un bel cuore. E la gallina, con tutte le penne arruzzate di ingo, con tutte le pulicine, mi ha fatto l'uovo. Forse pure la di gallina la so. A scettesse che pulicina ha preso, la cosa che non ha visto ancora. Ma che non c'era, se non erano questa cosa, non posso rimettere un pepe e ci mettere quelle cose, allora erano pochi sapori. Ma che non questa è tutta una cosa. 43, no, il 41, il 40 e il 41. I giornali portavano che doveva venire la guerra. Che mio padre si a Giuliano, Giuliano è in un paese, non è in una campagna che non si sa, però in un paese si dice, veniamo a guerra, torniamo a guerra, torniamo a guerra, torniamo a guerra. Allora papà mi che facetto? Facetto di noi, siamo io terra, facetto come si mette tutto il rano, o grano che si può pane, no? E così quando viene il pane viene tutto cosa. Se non ho grano, ma pure sotto le piante, se non ho piante di mele, non mi tenevo di mele, tengo a me. Tutto parte. Quando un mese di giugno, chiamarlo però e tagliavano, facevano i fasci rano. Io mettevo alle vicine piante, 4-5 fasci di rano, vicine piante, 4-5, insomma, regnavano la terra tutto questo grano così. O mettevano che spiga giù solo. Quando apparevano allora che si era seccato, pigliavano o portavano a casa, un coppa a carretta, portavano a casa, mezzo all'aria, facevano la macchina. E la macchina magari aveva grano, a una parte scivo grano, a una parte scivo i balli vai. Purtroppo papà, un grano mettete in dei sacchi, io portai un mulino, qual era un mulino di Don Cesare si chiamava questo. Lo portai là, facevo una parte scivo grano e una parte scivo ciuro. Una parte ciuro e una parte a crusca. Non so, che la farina a scorza del grano si chiama crusca. E quello bianco scivo ciuro o zero, non so, ciuro ciuro. A crusca, che la tenevo, noi tenevamo i bacchi, cose di animali. E che l'usciore su sto po', non so 50 sacchi, ma facette parecchi perché era tutta la terra. Poi facette, mo che faccio? Tenevo un fratello Giuliano, si pensava che a Giuliano la guerra non era come a casa, era più poco, invece a casa era più poco. A Giuliano era giusto perché si era un paese. E casa era l'accampamento e si metteva paura papà che succedeva qualcosa. Lì la sera, quando nessuno veniva, teneva a casa. Tava in due spigoli la casa, teneva come una funestiella così. Tenevo una occa che si saliva in coppa, che ha portato la luce che ci riva. Papà metteva la scala vicino al muro, ma si pigliava i sacchi e saliva in coppa. Perché in coppa tenevano come la manzarda, ora c'era la manzarda, tanto chiamavano... Come chiamavano? Ma chiamavano la manzarda purtroppo. Una cosa che si comigliava quando ci aveva... O sapigno chiamavano, o sapigno. E ma chiamavano la manzarda. Purtroppo chi li saliva e chi li conosceva. E lì vengo, che lo grano che si faceva saliva una sera, l'altra sera saliva l'altra, purtroppo mettete tutta una parte del reparto che si chiudeva, o cumigliava, tanto bene, ho cumigliato pure la coppa, a manzarda era come una cosa, non chiudeva in coppa là, mettete tanto bene. Quando venette la guerra, la vicina noi stava visto che noi tenevamo tutto quello grano, e poveretti, che papà se ne è Giuliano, ma il grano non si portò, e dice che è sicuro, sicuro, sta qua. Papà mio, per tutte le case che tenevo, mettete i catenacci vicino, dice, però non perché lo c'erano che stava un po'. Pur si sembravano rinde, scassavano qualcosa, come molto quando esce i marivoli insomma vai. Allora mettete tutte le case, quello che facete, l'indama storia nostra, Edoardo, giù, perché lo conta proprio lì. Certi dice, maronna mia, ma allora chi se non sapeva tutta questa forza qua? Scassavano tutte le catenacce, la sette ne rinde, però non trovavano niente. Perché? Chi lo fanno stile? Invece pittà, avevano messo a carta, come si chiama? Parata. O parata, tutto sotto all'aereo, tutto uno parata. E volevano andare a rubare i bacchi, andare a rubare i bacchi in stalla. Pur se un cristiano sentiva un mariuolo, no? E aveva finito che perché chi... Ma tu quando ne hai rubato pensi, mo a roba si mette le cose in faccia. Invece si tenevano che era uno. Si tenevano che era una mamma contava sempre che era una vicchiarella. Poi i bacchi tenevano stesso vicino a casa, che dormivano a casa nei bacchi, stesso là. La vecchiarella stava in coppia, l'animale teneva a bascio. Sono detto un rumore che chi un marivolo poteva rubare animali, i bacchi, no? Quello che ci facevano campando con i bacchi.
Io c'è il mio marito, c'è, non so come si chiama, Francesco, Susa, che stanno a rubare i bacchi. Dice il tuo marito, oh, facciate finta questione, oh, veramente nel genere si sosa. Dice, ma non c'è stato niente, non c'è stato niente. E si sta tra poco, c'è tanto di una dormore in catena. Dice, Francesco, sì, un po' cristiano, ho letto a sentire, su sette. In te scalinata, poi tenevano un lume, noi non tenevano il luce. Tenevano, facevano, che là con Marosino faceva l'uomo con la cannella. La cannella tenevano. Era, la cannella era una cosa come i piatti, come si chiama, porcellana. Poi, coppa tutto qua, tenevano, cosa così, tenevano i uogli. Si mettevano uno spavo, o pacciavano coppa tutto, che era la luce che faceva. Si pensa, quella luce faceva. Allora, poi povero c'era le vannanze a presto, e la vecchia portava l'uomo a presto per la luce per breve. Allora, o era nel bretto, o stiamo a te paura, c'è la moglie Robin, c'è stanno su, c'è la moglie, era quello che stava a sciogliere la vacca ieri, che li pigliava un buon buio e sparava fuori un po'. E c'era tuo marito, che io stava a la moglie stava a re. Poi c'è stava la polizia, quando poi veniva. Non è che stava la polizia, come a mo, un'ora notte, no, quando poi veniva. La pasta è tutta nota che formaggio, mozzarella, cosa è, che come ricordo. Poi mi ricordo pure, anzi, facevano mezzo un quarto di pollo a perone che patatine poi facevano la fritta e pesce poi facevano un menù poi quarta di ora no? Gli urgani pure che non sapevo quanto costava sempre. E patone fatte con mais una cosa di schiacciapatone ma tenuto pure no? E poi una tettano c'è il formaggio, questo menù che avevano fatto, chissà che avevano fatto, non so quanto somigliava sto pranzo. Ma io quando mi sono sposato, pranzo, tu pensi, 2500 lire un pranzo. Ah, ma io mi sono sposato, però 66, stiamo parlando, eh? Allora, venivano due allora 5000 lire solo per mangiare. Si può portare i figli, a 5000 lire non bastava più. Poi si faceva una fotografia, ma no, non ti tengo fatto un sacco di fotografie, di le monavano via per gli occhi. Fotografie tutte manine. E mi faccio quando c'era anche lì, là, giù. Insomma, e poi non scappa niente, perché c'è 5000 lire, anzi sempre di due all'ora. Capito? E lo cagno pure per questo, o strocchino. Strocchino che padone, oppure padone, con strocchino. Ma non mi ricordo, chissà che le poi, chissà che sì, quello che io non ho fatto, ma purtroppo. Io già ce l'avevo tutto il pranzo non mangiai proprio. Già sono uno che mangia pochissimo poco. Poi non trabazzi che la maniera con l'annanza rete, quando mettevo sti soldi perché non stai nessuno, poi sabatino si aveva sotto la cirilla, il aveva papà, insomma mi pigliano poco collere. Poi insomma Gesù Pino mi portava avanti, mi portava in chiesa. Insomma, purtroppo sempre pigliai i colpi. Poi avevo pranzo e non mangiavo, perché non mangiavo, se c'era lo stomaco, questa macchina non c'era da me, faceva la macchina. Lo stomaco, la macchina. Non c'era. Insomma, che io mangiavo pranzo. Quando poi la sera, non mi piace, non so se stavo lì, tipo, quando avevo solo i miei rumi. Capito? E che ne sono, pure giocavo con botte, perché okay, la botte che ho avuto, ma un po' pigliato i colpi, un po'. No, quando ero una creatura, per esempio, mi ricordo che noi passiamo la sera, no? A luce non avevano. Allora, si luceva l'uno che mezzo all'aria si vedeva, no? Passiamo, c'era una scunarella. E prima riuscivano a usare, però anzi, prima si faceva passare papà, con la compagnella in damassa lì, mezzo all'aria faceva una scunarella, giocavano a campone, insomma, passavano così. Poi, quando era una certa ora, io ah, venite qua a mangiare, allora io mi lasciavo usare. E si sentiva tutta la massa che dicevo usare. Non che facevano solo noi. Carmelo dicevo usare e cantava. Carmelo aveva di giù. Invece uscire in automatico come uscivo normalmente. E poi facevano marenne, facevano una cucca, forse io l'ho tutta messa. E io dicevo, no, perché poi veniva domenica, io mi avevo messo tutti i figlioli, bello, tutto tanto bulletto, e la cucina nostra faceva la sai. E tenevo un pannazzolo ogni mercoledì portavo i panni, no? Allora mamma, penso che mi faticavo, ma ci accattavo sempre la roba, facevo le stricciole, le scarpe, io vado a ballare, mamma, mi le scarpe del bello, più doc di io. E la cucina mi diceva, che bello le stricciole, sì, bellissime proprio. E
Teresa Maria Gesù Argento, te le ha fatte quelli, no? Te le ha fatte strette in da vite e poi a Campanella di Abbas, ma erano proprio veramente. Ciao.